faccio subito una domanda sulla formazione, perché dopo molte prove oggi ho visto che per la prima volta, chiaro che può cambiare tutto l'oggi domani, però fuori graffiti, lei sembra detto io graffiti tutta la vita, è solo una semplice prova oppure magari è stanco magari da Ascoli, ci sta tutto? A parte una semplice prova. Certo, infatti. In più, questo è l'unico giocatore che ha fatto tutte le sei. Neanche un minuto ha saltato. Neanche un minuto ha saltato, può avere anche un momento bisogno di raffiettare. A parte che ancora non ho deciso la formazione, quindi ancora non lo so. E quindi mi devo anche tutelare il fatto che un giocatore può essere stanco dopo aver fatto sei partite e per 90 minuti sempre tirati, un giocatore molto generoso, quindi graffiti tutta la vita e lo riconfermo. Però in questo calcio moderno non si può pretendere a un giocatore di fare 10 partite consecutive in 90 minuti e quindi bisogna cercare di tutelare sia il giocatore che la squadra. Perfetto. Per ora mister è il portiere che ha parato tantissimo, no? Se avete, so, 3-4 parate, ha fatto molto il suo lavoro, no? E parallelamente al momento avete il peso d'attacco del campionato. Tu stai lavorando in un aspetto particolare, cioè più sulla difesa al momento, più sulla difesa? Io sulla difesa. Sì, perché quando sono arrivato era la squadra aveva preso 11 gol in 3 partite, quindi mi sembrava, 10 gol in 3 partite. E quindi mi sembrava di dare un assetto, cercare di dare un assetto per non prendere gol. Penso di essere un passo in avanti, perché poi su 3 partite prenderne una non è poco in questo calcio. Perché poi il Varese, che è terza in classifica, in tutte le partite ha preso gol. È chiaro che poi ne ha fatto uno in più. Però tanto bisogna mettere, ho detto, ci vuole tanta pazienza, lo ripeto anche oggi, ci vuole tanta pazienza, questi giocatori mi hanno dato la massima disponibilità, però ci vuole pazienza, non si possono mettere le cose tutte a posto, bisogna cercare di mettere a posto pezzettini alla volta. Piano piano stiamo crescendo, oggi mi sono piaciuti moltissimo, per i 50 minuti che abbiamo fatto di allenamento, 55, li ho visti molto concentrati. È chiaro che domani troviamo una squadra che 4-5 anni che gioca con quegli stessi quasi effettivi, lo stesso modulo, ha centrato per 2 anni i playoff, quindi è una squadra candidata a vincere. Però noi andiamo in campo consapevoli delle nostre forze, delle nostre convinzioni e cercheremo di fare, come abbiamo fatto col Cittadella, una partita di portare via tutta la posta. Poi sarà il campo a decidere quello che sarà, però noi andiamo in campo sempre per fare il massimo. Però la squadra sta crescendo, piano piano, ho detto. Fino a gennaio dovremo soffrire, perché se vi ricordate, tutte le mie squadre ci hanno messo sempre un mese e mezzo, due per assimilare i miei metodi di lavoro, e quindi ancora di più questa squadra ha bisogno di comprensione. E quindi chiedo ancora pazienza, perché mago non mi sento, stiamo lavorando tanto, e un passettino penso che l'abbiamo fatto, perché poi 4 punti in 3 partite non sono pochi. Se voi ci andate a pensare, se uno fa 3 partite 4 punti è la media di 50-51 punti, che non sono pochi. Poi cercheremo di metterne qualcosa di più. Noi incontri un Varese quindi in grande spolvero, no? È una delle candidate alla vittoria del campionato. Quando dici candidata a vincere, intendi il campionato, non domani sera. L'anno scorso ha perso la finale, ha confermato 7-8 undicesimi di quelli dell'anno scorso. È chiaro che lavorare su un 7-8 giocatori che per 3 anni consecutivi sono arrivati ai playoff e una volta alla finale, e metti gli stessi giocatori, quei 7, li metti altri giocatori consapevoli di fare solo un modulo, e si è già avanti rispetto agli altri. Ha un lavoro dove il Cesena, e non vedo nessuno che l'ha scritto, rispetto agli anni passati sono rimasti solo 3 giocatori. L'hai scritto prima. E io quindi ho trovato 28 giocatori nuovi, e quindi assemblarli ci vuole pazienza, e quindi non è facile. Penso che abbiamo fatto già dei gran passi in avanti, perché ho detto quei 4 punti sono importanti. E sul bel gioco, diciamo il fraseggio, come intendo io,
lo facciamo ancora a sprazzi, qualche volta sì, qualche volta no. Nella stessa partita di Ascoli per 20 minuti l'abbiamo fatto, però 20 minuti sono pochi in 90, quindi dovremo cercare di alzare il minutaggio di questo possesso palla per poi cercare la profondità. Però ho detto, abbiamo imboccato la strada giusta, dobbiamo pensare di essere in casa del nostro pubblico Cinciti dalla fine, dall'inizio alla fine, ma questo sicuramente lo farà perché sono talmente bravi a farlo. E poi dopo, come ad Ascoli, anche se abbiamo perso, non abbiamo dato tutto, capiscono il momento. Ecco, parlare appunto di pazienza, che bisogna attendere fino a gennaio. Comunque, dato me, adesso la classifica è ancora molto fluida, basta, certo, basta una vittoria che il Cesena si trova già nella parte sinistra. Certo, ecco, certo. Bisogna aspettare anche giugno per dare un po' agli obiettivi una tranquilla salvezza, un sesto posto, per inquadrare un po' il vostro campionato. Io la gente chiede, si chiede dove può arrivare questo Cesena. Io non so dove può arrivare, ma non lo sapevo neanche quando il primo anno sono arrivato qui in C, dove arrivare. Io adesso ho sempre detto, prometto grande impegno, grande sudore, grande lavoro, e per questo siamo già avanti, perché noi facciamo delle sedute di lavoro due ore massacranti, un'ora e mezza, e quindi dove arriverà non lo so. C'ho una squadra che mi stuzzica allenata, perché sennò non sarei venuto. In più ho detto, sono venuto perché il Cesena mi ha chiesto aiuto, e io quando il Cesena mi chiede aiuto, per il Cesena mi butto nel fuoco.